Buonasera, buonasera e benvenuti alla settima puntata di Bici Mon Amour, ovvero il ciclismo secondo Rete 8. Vi presento subito gli ospiti di questa sera. Intanto vi avviso che sarà una puntata particolare. Intanto sarà particolare perché, come avete visto dall'orario, l'abbiamo anticipata, perché alle 21, a partire dalle 21, rimanete sulle vostre sedie, sulle vostre poltrone, perché ci sarà un'importantissima partita di pallacanestro, la gara di ritorno, gara 2 dei playout salvezza, campionato di Serie 2 tra Napoli e Roseto. Roseto che ha vinto gara 1, quindi in caso di successo archivierebbe definitivamente la pratica della salvezza. A partire dalle 21, vi ripeto, ci sarà questa diretta per voi. E poi una puntata speciale, particolare, perché è monografica, in quanto sapete che in questa settimana c'è stata la Tre Giorni di spettacolo, che è andato anche al di là del fatto puramente agonistico, la Tre Giorni della carovana del Giro d'Italia in Abruzzo. Ne parleremo con gli ospiti in studio, ve li presento subito, a partire da Antonio Baldacchini. Buonasera, benvenuto. Buonasera. È il presidente del Consiglio Comunale di Penne, nonché alla delega allo sport e anche alla protezione civile. Naturalmente c'è stata la partenza da Penne, lo ricordiamo, martedì scorso, quindi parleremo abbondantemente di questo, perché dovrà un po' raccontarci anche come ha vissuto tutta la zona vestina questo incontro, questo abbraccio con la carovana rosa. Buonasera, benvenuto Andrea Di Renzo, ex corridore, anzi Marcantonio Di Renzo, scusate, Marcantonio Di Renzo, perché vicino a lui c'è il figliolo Andrea. Marcantonio, scusami, un lapsus. Marcantonio Di Renzo, ex corridore, lo ricorderete, ha partecipato a due Giri d'Italia, ma a tante altre corse. Lui è molto umile, dice che è stato un corridore modesto, invece secondo me, ma poi ce lo dirà Maurizio Formichetti, che è qui presente in studio, è stato un corridore magari umile per il carattere, ma sicuramente molto bravo e molto forte, così come bravo e forte in prospettiva è Andrea, il figliolo, Andrea Di Renzo. Buonasera Andrea. Buonasera. Corridore Under 23 Elite di una formazione che si chiama VPM Porto Sant'Elpidio Monte Urano, questa è la dicitura completa, quindi corri per un team marchigiano, giusto? Sì, giusto. E poi ci racconterai anche tu, oltre alle impressioni su questo Giro d'Italia che sicuramente avrai vissuto qui in Abruzzo, ma ci racconterai un po' della tua attività. Da quest'altra parte già vi ho detto chi c'è in studio, Maurizio Formichetti, buonasera. Buonasera a tutti. Reduce da queste fatiche del Giro d'Italia, anche se non hai corso in bicicletta, la fatica c'è stata. Sono delle belle fatiche, tutti i modi lui ha vinto anche una tappa alla Vuelta. Sì, alla Vuelta, sì, ma infatti ho detto tante altre corse, anche la Milano-Sanremo, se non ricordo male. No, non l'ho perciò visto. Quindi ci sono tante corse. E poi vedete una sedia vuota, perché tra pochissimo arriverà anche Enrico Giancarli, che ci racconterà anche lui quello che è successo in questi tre giorni, ma anche quello che è successo oggi con la dodicesima tappa per velocisti. Giusto? Sì, ha vinto Bennett, sì. Questo velocista che ha preceduto Van Poppel e poi il nostro Bonifazio. Perfetto, allora cominciamo con il presidente del Consiglio Comunale di Penne, Baldacchini, perché insomma Penne, ecco, come ha vissuto questo? È la prima volta intanto che la carovana rosa è approdata con questa partenza a Penne, è già questo, è molto, no? Dice molto. Sì, cominciato a parlare del Giro d'Italia con, diciamo, purtroppo c'è stata quella tragedia che voi sapete, insomma, Enrico Piano, quindi abbiamo avuto a distanza di un anno, perché è passato circa un anno. Sì, era il gennaio, quel maledetto giorno di gennaio, sì. Del 2017. Quindi siamo passati un po' dalla fase quella negativa alla fase quella, insomma, di cambiare un po' il grafico, cioè invece di andare un pochettino in discesa siamo così, si è ricominciato un po' a salire. Certo. Con il primo sopralluogo che c'è stato da parte del RCS, che è avvenuto nel mese di novembre, c'era anche questa persona qui, Maurizio Formichetti sicuramente, che, diciamo, sinceramente lo conoscevo, ma adesso ho avuto modo di averlo vicino. È veramente una persona straordinaria, perché riesce a organizzare con calma, non si agita mai, non l'ho visto mai agitato, quindi non conosce l'ansia, perché lui è sempre, probabilmente perché conosce molto bene
la materia, ecco perché non si agita. Dicevo, da novembre si è cominciato a parlare della tappa del Giro d'Italia con probabile partenza da Penne, ma poi la cosa si è piano piano materializzata, no? E quindi sono seguiti altri sopralluoghi e quindi si cominciò a parlare di questo Giro d'Italia sempre di più, però diciamo l'attesa è stata veramente bella perché tutti hanno vissuto in questa nostra città, che è una città un pochettino considerata periferica, però dobbiamo ricordare che Penne è a metà fra la costa e il Gran Sasso, quindi è una bella città, una bella cittadina. Poi c'è tutta la zona Vestina, no? Tutta è la zona, diciamo, sì, più bella dell'area Vestina. E poi dobbiamo dire che dal 2012 siamo entrati nel club dei borghi più belli d'Italia. Esatto. E è la porta naturale del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monte della Laga. E poi ha anche, si trova anche la riserva naturale, Lago di Penne, quindi un'altra cosa importante. E diciamo che con questo Giro d'Italia la partenza, che è stata veramente una cosa straordinaria. Stiamo vedendo proprio le immagini girate dal nostro Alberto Capo, sì. Momenti anche molto, molto belli, perché la gente vuole toccare, no? I corridori. Sì, è stato uno spettacolo emozionante, perché diciamo che poi è durato circa 2 ore, c'è stata tanta gente, io credo che c'erano forse oltre 12.000 persone, insomma, che erano ammassate e tutti hanno vissuto veramente con emozione questa cosa importante che secondo me lo sport, il ciclismo, per la valorizzazione del territorio è una cosa che veramente valorizza il territorio, perché è un qualche cosa che va a scoprire quei tesori che sono appunto nascosti, che uno forse non... Volevo sottolineare che con la partenza e con il percorso del Giro d'Italia da Penne, attraversando la diga, quindi la riserva naturale, sì. E poi Farindola, perché insomma dobbiamo dire che sì. Noi abbiamo organizzato questo con la comunità di Farindola, quindi col sindaco Lacchetta. Io approfitto anche per ringraziare a nome dell'amministrazione e anche del sindaco, che qua non è presente, ringraziare tutti quelli che hanno contribuito e collaborato, quindi l'RCS, quindi la regione che ha in particolare fatto sì che si verificasse, insomma, che si potesse realizzare un evento così importante come il Giro d'Italia. Beh, certo, per Penne è stata una cosa veramente straordinaria, tutta la comunità ha vissuto e si è impegnata in sinergia. Cioè, tutti si sono colorati tutti di rosa. Tutti hanno fatto qualcosa. Tutti hanno fatto modo. Qualcosa. Cioè, poi parleremo anche delle iniziative collaterali che ci sono state, anche se sì. Magari non possiamo farvi vedere le immagini, però immagino che ce ne sono state parecchie di attività collaterali che hanno accompagnato un po' l'attesa del Giro d'Italia. Sì, una settimana ne abbiamo avuto degli eventi. Ne parleremo sì, con Antonio Baldacchini. Volevo coinvolgere sia Maurizio, ma anche gli altri ospiti. Ma allora, Marco Antonio, ho detto bene questa volta, Marco Antonio Di Renzo, tu come hai vissuto questa intensa 3 giorni? Ricordiamo che domenica c'è stato l'arrivo a Campo Imperatore, poi giornata di riposo con il momento forte, poi vedremo anche le immagini di Rigopiano con una folta delegazione formata da RCS e anche alcuni corridori hanno incontrato sul luogo del disastro, della tragedia di Rigopiano, anche i genitori delle vittime. E poi c'è stata la partenza il martedì successivo, il giorno dopo, da Penne. Qual è il momento, l'immagine che vuoi ricordare in particolare? Io da abruzzese, insomma, sì. Essendo stato anche un ex corridore, quindi con la bicicletta ho girato in lungo e largo l'Abruzzo, quindi conoscevo già molto bene i luoghi dove i corridori sarebbero arrivati e dove sarebbero ripartiti, insomma. Sì. E quindi sapendo pure che ci sarebbe stata veramente tanta gente sia ad accoglierli che a salutarli in partenza, ho preferito gustarmi lo spettacolo da casa, comodo, dal televisore, sì, perché immaginavo il folto pubblico che ci poteva essere, quindi sicuramente qualche disagio, anche se tutto è
è andato per il meglio perché l'organizzazione era preparata, e quindi sia con l'arrivo a Campo Imperatore che con la partenza a Penne non si sono creati nessun disagio, nessun problema. Sotto il profilo squisitamente tecnico, che mi dici di questo giro fino a questo momento? Cioè il britannico mi sta piacendo molto. È in rosa, però insomma Dumoulin è lì, ci 47 sono, secondi, c'è la cronometro. Quindi, si stanno affacciando corridori nuovi alla ribalta, quindi sta diventando una bella lotta, insomma. Poi abbiamo Froome che Froome è un po' al momento tagliato fuori, poi ce lo faremo dire magari da Maurizio se può in qualche modo rientrare. Ma la sua, io penso proprio di no, dal punto di vista di classifica generale. 3 minuti penso, e mezzo dalla sì, non abbia la condizione giusta per poter competere con, però mai dire mai. Dumoulin sicuramente è una garanzia per il successo finale. Però al momento, insomma, con la maglia rosa Yates, come si chiama di preciso? Yates, che non mi viene manco bene. È un po' difficile. È un nome nuovo, quindi lo dobbiamo memorizzare ancora. E poi ci sono i nostri italiani con Pozzovivo. Pozzovivo è quarto a 1,18 nella classifica generale. Si sta comportando veramente molto molto bene. Quindi diciamo i valori in campo al momento sono abbastanza equilibrati, almeno per i primi 5-6 posti. Poi c'è Aru che è decimo in classifica. Ha perso un pochino, ha perso terreno, sarà sui 3 minuti se non sbaglio. Sì, 3,10. Però ci ha abituato in passato a delle belle... ha delle belle imprese, lui... E questo è proprio il successo, la vittoria britannico a Campo Imperatore. No, a Campo Imperatore questo, sì, l'arrivo di... ne ha vinte due, quindi ci fa fare confusione. Dicevo, io spero anche in Aru che possa trovare la condizione adesso negli ultimi 8-9 giorni e regalarci qualche emozione forte che nel passato veramente, se lo ricordate, ha vinto delle tappe quando magari lo davano per spacciato, e ha rifilato anche 2 minuti, quindi magari potrebbe anche rientrare. Potrebbe, speriamo che rientri, almeno si vivacizza ancora di più il... E poi volevo solo sottolineare che anche se ho visto il giro dalla TV, l'emozione comunque vedere attraversare questo spettacolo sulle nostre strade, tra i nostri boschi, tra le nostre città, i paesi, è veramente un'emozione e inorgoglisce la regione in tutto il mondo. E sicuramente se ne è parlato parecchio, ne parleremo anche questa sera. Andrea, a te che cos'è che ti ha emozionato? Sei stato intanto, non so, a Campo Imperatore oppure alla partenza di Penne? Anche tu dalla poltrona? Non sono potuto stare né a vedere la corsa in TV né a stare lì perché avevo gli impegni con le mie gare. Sì, poi ce ne parlerai. Dopo ho visto qualche immagine dell'arrivo a Campo Imperatore dove ha vinto Yates. Sì. Pensando, io l'anno prima c'è stato l'arrivo del Giro d'Italia Dilettanti, sì, e ho pensato che ha vinto uguale a come ha vinto già Indy l'anno prima, mezza Dilettanti. Qui è la squadra satellite, quella là dell'Orica, e quindi mi ha dato questa impressione. E poi la tappa di Penne che arrivava a Guardo Latino, l'ho vista, è stata una tappa veramente dura per i corridori, dove sono partiti veramente a tutta e sono arrivati veramente stanchissimi a Guardo Latino. Perfetto, concludiamo il giro sulla Corsa Rosa con Maurizio che sta leggendo addirittura un quotidiano. Maurizio, no, stai ripassando qualcosa? Un quotidiano, perché allora io sarò anche ripetitivo e nello stesso tempo potrò anche dire sempre le stesse cose, ma quando si investono centinaia di migliaia di euro. Allora Maurizio, intanto è arrivato Enrico Giancarli, lo salutiamo subito. Buonasera Enrico. Ciao, benvenuto. Buonasera a tutti. Grazie di essere arrivato. Non potevo lasciare solo al mio fianco Maurizio Formichetti, altrimenti dice che va forte in bici, dovevo esserci io. Buonasera a tutti. Maurizio. Allora, dicevo, nel momento in cui si investono centinaia di migliaia di euro per ottenere un arrivo, una tappa,
e poi non si dà seguito a ciò che si investe, per me è un gravissimo errore, tant'è che vado dicendo da parecchio tempo che nel momento in cui il Giro d'Italia viene in Abruzzo deve essere una vetrina per la nostra regione e da partire da lì per fare una regione proiettata al turismo, turismo montano e marittimo. Bene, lo dice Maurizio Formichetti, persona qualunque, viene ascoltato meno. Oggi sul giornale Il Messaggero c'è un bellissimo articolo che recita così: cosa lascia il passaggio del Giro? E c'è un'esposizione di Stefano Canciotta, che è presidente dell'Osservatorio Canciotta, che è presidente dell'Osservatorio Infrastrutture Confassociazioni, che né più e né meno dice quello che io vado dicendo da anni. Però io mi auguro che quello che vado dicendo io da anni e quello che ha scritto oggi Canciotta possa dar corpo affinché la regione si proietti su un percorso turismo che è fondamentale, perché se noi continuiamo a perdere posti nel terziario ma abbiamo una forte cassa di risonanza con le nostre bellezze, dobbiamo assolutamente proiettarci verso il turismo, turismo che in tantissime regioni è il volano dell'economia, e mi auguro che diventi volano dell'economia anche nella regione Abruzzo. Poi, per quanto concerne il Giro, io sono super soddisfatto di questi 3 giorni, ringrazio Penne perché si è subito data disponibile quando ci sono stati problemi di location a Farindola. L'arrivo al Campo Imperatore è stato bellissimo, io ho temuto fino alla fine che potesse accadere qualche cosa di strano, perché portare su tantissime persone con la funivia, ma soprattutto chiudere la strada dal bivio di Santo Stefano sono 15 km, dal bivio di con Campo Imperatore erano 10, però comunque le persone su a Campo Imperatore sono salite. Abbiamo avuto qualche problema tecnico con i quartieri tappa che li abbiamo risolti, però comunque questa cosa a qualcuno dell'RCS ha dato fastidio, però il voto dato da un punto di vista tecnico è sicuramente 10 e io mi auguro che questo 10 si possa ripetere anche in futuro. Per quanto concerne il discorso tecnico, io sono convinto, ero convinto anche all'inizio di Giro, che per me il campione che salirà sul podio a Roma sarà di nuovo Dumoulin, perché lui è arrivato a questo Giro con poche corse e con una forma da affinare durante il Giro, perché l'anno scorso lui è partito forte le prime 2 settimane, l'ultima ha sofferto e ha rischiato anche di perdere il Giro quando sullo Stelvio ha avuto un problema intestinale. Quest'anno lui sta crescendo, anche ieri, sì, Yates è scattato, è uno scattista, ma Dumoulin era lì a 2 secondi. Sabato ci sarà il famoso arrivo sul Mortirolo, preceduto da 2 importanti salite. Importanti salite friulane, e lì capiremo se Yates, Dumoulin oppure Thibaut Pinot, Lopez, ma possono o anche Pozzovivo. Dubito che Aru e Froome, con la forma che ci hanno, potranno in questo fra domani e dopodomani avere un colpo di pedale migliore. Sabato sera capiremo bene quale sarà il futuro dell'ultima settimana, perché è da considerare che l'ultima settimana c'è una cronometro di 30 km e se la matematica non è un'opinione, Dumoulin potrebbe conquistare anche qualche minuto, se non di più, sugli avversari. Qui stiamo vedendo le immagini di Giulio Ciccone. E lui potrebbe essere l'assaltatore di giornata per lo Zoncolan, Maurizio? Ma Giulio ha dimostrato sia al Tour d'Alp che al Giro dell'Appennino di avere un'ottima forma, un'ottima gamba. Ha avuto quel disgraziato infortunio proprio prima del Giro che lo ha condizionato. Sì, lui potrebbe fare qualcosa di buono, però ho capito che lo marcano, sì, lo trimono. Lo stava per fare proprio a Campo Imperatore. Campo Imperatore lui è partito più volte e i suoi colleghi titolati non gli hanno mai permesso di andare fino in fondo, però ha dato spettacolo. Si è avuto il merito di infiammare proprio gli ultimissimi chilometri. Anche se io poi amichevolmente e paternamente così l'ho rimproverato perché poteva aspettare l'ultimo chilometro 500 per fare una fiammata, però lui ha voluto entusiasmare anche il pubblico e secondo me ha fatto bene. Ha fatto bene, anche secondo me.
Enrico, allora su questa buonasera. Tre giorni, buonasera Enrico, di nuovo lo salutiamo, Enrico Giancarli, insomma una tre giorni che come tutti hai seguito con particolare attenzione, soprattutto ma non solo le tappe che hanno fatto capolino in Abruzzo. Sì, sto rivedendo proprio adesso dal Giro d'Italia, domani torneremo su a Nervesa della Battaglia, seguiremo la tappa dello Zoncolan, seguiremo la tappa di Sappada, quindi cerchiamo, speriamo in un grande Giulio Ciccone per poter raccontare all'Abruzzo intero le imprese di Giulio, che già passando primo sul Gran Premio della Montagna di Rigopiano ha mantenuto una promessa fatta il giorno prima proprio davanti a Maurizio, davanti al vice direttore del Giro e soprattutto davanti al comitato delle vittime di Rigopiano, di onorare d'abruzzese la tappa. L'ha fatto nel migliore dei modi. Prima di parlare però tecnicamente delle della frazione abruzzese di Campo Imperatore, io volevo fare un plauso grande, Paolo, e lo faccio non perché sono amico, a Maurizio Formichetti, perché sto seguendo, come tu sai, il Giro un po' tutte le tappe e devo dire che Maurizio è stato un martello, ma un martello vero, da settembre sulle strade qui in Abruzzo, nella nostra Domenica Sportiva, nei primi numeri di Bici Bonamur, in tutti gli speciali strade d'Abruzzo che andiamo a fare. Maurizio ha sempre parlato di strade e ha sempre spinto la regione Abruzzo affinché facesse bella figura il 13 e il 15. Beh, io ti posso assicurare, Paolo, che sto facendo un po' un giro e le strade che ho visto in Abruzzo non le ho viste nessuna parte. Non le ho viste nessuna parte, quindi Maurizio e la regione Abruzzo meritano un grande applauso. Mi piacciono le parole che hai riportato nello speciale che hai curato tu, Paolo, le parole del direttore Mauro Vegni, che ha detto a Maurizio Formichetti: tutto l'Abruzzo deve fare un grande applauso, perché ogni volta che veniamo in Abruzzo magari soffriamo un po' all'inizio, nei mesi precedenti, però quando veniamo è tutto particolarmente perfetto. Fatta questa doverosa precisazione, che non è altro che un applauso alla regione Abruzzo, che Consiglio Paolucci ha sempre creduto tantissimo nel ciclismo e continuerà a farlo, di questo ne sono certo, voglio dire che la tappa di Campo Imperatore è stata una tappa che ha espresso i veri valori del Giro d'Italia. Simon Yates in questa prima settimana è immarcabile, nulla da dire, ma ieri, e su questo sottolineo quanto dicevo a Maurizio, vedi Maurizio, ogni tanto andiamo in sintonia, in bici pedaliamo in maniera diversa, tu vai piano, io vado forte, però sulle cose tecniche è un ragazzo, bisogna sulle cose tecniche la pensiamo allo stesso modo. Ieri nell'arrivo di Osimo, Tom Dumoulin, secondo me, non dico che ha vinto il Giro d'Italia, ma ha messo un grande punto esclamativo, perché in un traguardo come quello di Osimo, ovvero una salita cortissima ma con delle pendenze importanti, gli scattisti devono fare la differenza nei confronti dei passisti, gli uomini di fondo come Dumoulin. Invece, a parte Yates, ma che comunque è rimasto lì 10-20 metri più avanti, Dumoulin ha staccato tutti. Significa che Dumoulin nell'ultima settimana potrebbe fare qualcosa di veramente importante. Per questo io credo che sia il favoritissimo per questo Giro d'Italia. Detto questo, tanto di cappello a Simon Yates, che ha vinto due tappe, una l'ha regalata al compagno Chavez. Detto questo, tanto di cappello al Giro d'Italia che sta facendo Giulio Ciccone, perché non ci dimentichiamo che Giulio, addirittura, ora lo possiamo dire Maurizio, il giorno prima della cronometro in Israele era più probabile, mi si passa il termine, che non partisse perché ha una microfrattura al polso. Mentre Giulio ha stretto i denti, ha perso terreno in Israele, ha perso terreno in Sicilia, è tornato con la gamba Giulio Ciccone che conosce, che abbiamo visto al Tour of Alps e che abbiamo visto al Giro dell'Appennino, e in salita sta dimostrando di essere un corridore davvero molto molto importante. Sai, quello che diceva Maurizio potrebbe essere col senno di poi una considerazione giusta, magari tieniti uno scatto buono all'ultimo chilometro, magari vai a vincere. Però magari all'ultimo chilometro, se poi Big l'avessero marcato come hanno fatto, potevamo dire magari se fosse partito prima probabilmente lo lasciavano andare. Io credo che Giulio abbia fatto quello che si sentiva sul momento, ovvero partire nel tratto duro, nel tratto al 14%, dove Pantani staccò i Vangotti e Jimenez nel 1999. Io credo che Giulio non abbia problemi a vincere una tappa in questo giro. Le tappe possono essere quella dello Zoncolan, quella successiva di Sappada, quella di Prato Nevoso, quella di Cervinia, quella dello Giaffroa. Quattro tentativi, secondo me uno può portarlo a termine. Chiudo la mia disamina sul Giro d'Italia. Qui voglio chiedere a Maurizio, perché abbiamo parlato sempre benissimo del Giro d'Italia, però una notazione critica mi sembra che ogni tanto si possa fare. Ovvero, mi chiedo come mai ha poco appeal a livello di villaggio, di sponsor, perché guardando il Tour de France e guardando il Giro degli anni precedenti, sia il villaggio di partenza che il villaggio di arrivo, li vedo poco festanti, mi si passi questo termine, e perché si fa sempre un percorso che i vari Van Avermaet, Sagan, Alaphilippe, Kittel, Greipel, Gaviria
tutti i big, esclusi i big della classifica, non sono presenti al Giro. La risposta tra pochissimo, perché adesso dobbiamo fermarci, la linea torna in regia a Danilo Cinquino, rimanete lì perché poi Maurizio Formichetti risponderà alla domanda di Enrico Giancarli. A tra poco. Di nuovo in diretta con Bici Monamur, stiamo parlando di questa tre giorni della Carovana Rosa in Abruzzo. Vi ricordo che subito dopo di noi alle 21 ci sarà una diretta molto importante di pallacanestro, il match di ritorno, gara 2 tra Napoli e Roseto. Roseto che ha vinto gara 1, quindi in caso di nuovo successo archivierebbe definitivamente la pratica a salvezza. Stiamo parlando dei playout di serie A2. Detto questo, io c'è Maurizio che deve una risposta ad Enrico, no? In effetti il villaggio, diciamo, degli sponsor d'arrivo rispetto agli anni scorsi è un pochino minore nel numero, però comunque gli sponsor importanti ci sono: Enel, Segafredo, lo sponsor della maglia bianca, insomma. Però è normale che purtroppo questo benedetto Tour de France ha più appeal anche nei confronti di quei velocisti, ma i velocisti vanno al Tour de France perché i percorsi onestamente sono più facili. Froome, che non veniva al Giro d'Italia da 7 anni, 8 anni, è rimasto sorpreso dicendo che purtroppo è vero, il Giro d'Italia è più duro del Tour de France. Noi abbiamo una conformazione geografica diversa dalla Francia. La Francia ha grandissimi percorsi piatti, che poi piatti non sono perché sono tutti vallonati, però da noi la tappa ieri di Osimo, la stessa tappa di Campo Imperatore o la tappa di oggi, quantunque fosse una tappa per velocisti, ci sono state le fuochi e fulmini all'interno del circuito di Imola, ma quelle che verranno. È normale che è più facile gareggiare in un giro che ti permette di fare le volate, ti dà visibilità, perché purtroppo il Tour de France dopo Olimpiadi e Campionato del Mondo di Calcio è al terzo posto per quanto concerne sponsor e spettatori. Però io mi auguro che il Giro d'Italia quest'anno ha dimostrato di essere veramente forte e internazionale con la partenza da Israele, e non è facile portare 2000 persone in Israele e poi riportarle in Sicilia, che comunque è Italia ma è un'isola, e poi trasportarle di nuovo sul continente. Perfetto, allora torno da Antonio Baldacchini, il presidente del Consiglio Comunale di Penne, nonché con delega allo sport e anche alla protezione civile. A proposito, naturalmente quando c'è una sede di partenza in tantissimi lavorano dietro le quinte. Anche qui com'è andata, presidente? Devo ringraziare il lavoro svolto da tutti, quindi principalmente dalla Questura, che le forze dell'ordine impegnate, diciamo, nel piano sicurezza, l'ufficio tecnico del Comune di Penne, poi tutto il volontariato di protezione civile. Quindi noi abbiamo chiesto, diciamo, l'aiuto, oltre il nostro gruppo comunale di protezione civile sono intervenuti anche altri gruppi comunali di protezione civile delle zone limitrofi, che devo ringraziare perché veramente è stata una giornata impegnativa, che però alla fine ha dato dei buoni risultati, perché non, diciamo, tutto è filato liscio, cioè nel senso, anche ringrazio anche la Polizia Municipale, insomma, tutti impegnati, perché anche loro hanno chiesto aiuto e sono intervenuti. Quindi da questo punto di vista credo che anche Maurizio Formichetti ci può diciamo, confermare che c'è stata anche dal punto di vista sicurezza tutto è filato come da programma. In effetti c'ha ragione l'assessore, considerate che oggi ne parlavo pure con Mauro Vegni la mattina della partenza, perché lui è stato lunedì, giorno di riposo, è stato a Roma a discutere un attimo le procedure per l'arrivo del 27, ma ho fatto una riunione che doveva durare 3 minuti e durate 10 ore. Io pure ho avuto occasione di partecipare a delle riunioni alla Questura, alla Prefettura di Pescara, nonché alla Prefettura dell'Aquila. La circolare Gabrielli, che è stata emanata subito dopo le note vicende che sono accadute a Torino in occasione della finale di Coppa dei Campioni, hanno un po' ristretto le maglie sulla
diciamo, sulla gestione del Giro d'Italia sia nelle partenze che in arrivo. Io mi associo a quanto detto prima, io ringrazio tantissimo le forze dell'ordine sia di Pescara, di Teramo e dell'Aquila per il lavoro svolto, ringrazio le prefetture, ringrazio i vigili urbani, tutti i comuni attraversati, così come ringrazio tutti gli uomini che si sono, della protezione civile, che si sono prestati a tenere in sicurezza le strade. Faccio un plauso, un riconoscimento alle province per la messa in sicurezza delle strade, ma voglio fare un ringraziamento anche alla Regione Abruzzo che ha permesso lo svolgimento di questa tre giorni, perché l'impegno economico è stato importante e di conseguenza da uomo di sport, ma che riconosce i meriti, riconosco il merito che della fattezza, diciamo dell'importanza data dalla Regione a questo evento. Mi auguro che gli enti comunali, la Regione stessa, capisca l'importanza di ospitare un Giro d'Italia nella propria Regione. L'ho detto anche qui domenica in trasmissione alla Domenica Sportiva. Il calcio ha la sua grande valenza, però il calcio porta il nome di una squadra, di una città, la pallavolo porta il nome di una città, la pallacanestro altrettanto. Il ciclismo invece si svolge sulle strade, sì, e dà la visibilità al mondo intero delle bellezze che un luogo può avere. Penne è stata omaggiata dalla televisione, così come sono state omaggiate le zone attraversate il giorno prima con la tappa di Campo Imperatore. Ecco, queste sono le risultanze di ospitare un Giro d'Italia. È vero che uno fa un investimento, ma un investimento che poi deve portare un ritorno economico alla zona. Perfetto, torno da Baldacchini, qualche appuntamento da segnalare che ha accompagnato l'arrivo della carovana Rosa Penne? Che cosa avete organizzato? Ma, prima? Diciamo che noi abbiamo incaricato una società che si occupava appunto di organizzare gli eventi, che sono iniziati una settimana già dal lunedì, quindi sia eventi enogastronomici, quindi insomma quello ci voleva, perché la zona nostra è particolarmente... Il Campo Imperatore è stato bellissimo, c'erano naturalmente gli accampati, no, che attendevano il passaggio della carovana con gli arrosticini, con il vino che offrivano magari a corridori o comunque no, a corridori no, magari a persone che arrivavano da altre regioni per seguire la carovana, offrivano gli arrosticini. Sì, sì, quindi diciamo, si è organizzato stand enogastronomici, ma anche serate, diciamo, musicali con gruppi che hanno un pochettino itineranti che davano a tutti gli intervenuti. Ecco, però la cosa che mi ha colpito, diciamo, particolarmente è che l'evento Giro d'Italia ha ridato alla nostra città, al centro storico, che diciamo, considerando tutto quello che è accaduto e anche da un punto di vista, diciamo, di congiuntura economica, insomma, alcune attività che soffrono specialmente nelle zone quelle periferiche, però ho visto che questo Giro d'Italia ha ridato veramente vigore, forza, stimolo, ha rimesso in moto tutti i commercianti, si sono organizzati in un'associazione, tutti i commercianti, oltre 100 commercianti si sono organizzati per addobbare le vetrine, si è fatta anche questa, diciamo, la vetrina più bella, un concorso che... tutte le vetrine erano meravigliose, splendide. Un'esperienza da ripetere? Io, ecco, volevo aggiungere, l'ho detto l'altro giorno a Maurizio Formichetti, noi a questo punto, considerando che la comunità ha accolto in maniera straordinaria questo evento, noi siamo pronti, lo dico pubblicamente, anche ad accogliere un eventuale arrivo del Giro d'Italia, perché insomma a questo punto considera che ci siamo rodati e siamo pronti da qualsiasi punto di vista, considerando anche lo scenario che offre la nostra città, e quindi è una possibilità in più per... Guardi, il gioco è fatto, arrivo a Penne e partenza dall'Aquila per i 10 anni del terremoto. Potrebbe essere un'idea. Mi ho rovinato la serata, Maurizio, adesso. Non è che mi ha rovinato la serata, è che... bisogna capire
le richieste che stanno avanti a noi, io mi metto noi come Abruzzo, perché io l'ho detto e lo ripeto sempre, l'Abruzzo quest'anno non doveva essere toccato dal Giro d'Italia per nessuna ragione, anche se poi io premevo per il discorso Rigopiano, perché comunque un riconoscimento a quel luogo andava dato. E praticamente il tutto è nato alla fine di luglio, principi di agosto, con Campo Imperatore, il riposo e la partenza che doveva fare Imperatore, e poi è partita da Penne. Io a giugno, come faccio ogni anno, a metà giugno mi faccio una camminata a Milano. Ma c'è una mezza promessa da parte del direttore promessa. Mauro Vegni, ho sentito. Cerchiamo di strappare. Lo stesso Enrico ha strappato qualcosa. Sì, però non c'è nessuna promessa, perché lui ha detto vedremo, non ha detto. Io ti dico come stanno le cose per quel poco che posso dire io. Poi chiaramente Maurizio è il braccio armato dell'RCS in Abruzzo, quindi chi meglio di Maurizio? Io so che da parte sia della regione, per regione intendo l'assessore allo sport Silvio Paolucci, che lo ha detto in questa sede nel corso della nostra domenica sportiva, sia da parte dell'amministrazione dell'Aquila con il sindaco Biondi, è uscito un articolo che tra l'altro mi ha girato Maurizio sul centro dopo la tappa di Campo Imperatore, sia l'assessore Piccinini hanno espresso la volontà forte nel 2019 di far passare, di far avere, non so se una partenza o un arrivo, ma comunque di avere i corridori nel centro storico dell'Aquila a 10 anni esatti dal terremoto. Io da giornalista, ma parlo anche un po' da aquilano, dico che sarebbe fantastico, no? Perché comunque il Giro d'Italia ha già dimostrato per il Gemona del Friuli, per l'Irpinia, per l'Aquila lo stesso nel 2010, Rigopiano quest'anno di avere una funzione sociale importante, Filottrano con Michele Scarponi, si accendono i riflettori, quindi io credo che il 2019 sia doveroso che il grande evento, uno degli eventi sportivi più importanti dell'anno in Italia, tocchi il capoluogo d'Abruzzo che, virgolette, ricorda i 10 anni dal terremoto. Io ho parlato sia con Mauro Vegni sia con Allocchio, abbiamo proposto le interviste, hanno detto chiaramente che è disponibilissima la Gazzetta dello Sport, ma che bisogna vedere che tipo di disegno avrà il Giro 2019. Perfetto. Marcantonio, torno da te, che cosa possiamo aggiungere sul Giro d'Italia? Che cosa ti aspetti? Anche tu ti aspetti che Dumoulin possa, grazie poi alla cronometro, perché lì sicuramente guadagnerà. Sì, sicuramente il favorito numero uno. Però gli altri non stanno a guardare, voglio dire. Ho capito, però. Quindi tutto può succedere. Come è successo anche l'anno scorso, ha avuto quel piccolo incidente dove ha dimostrato che perdere un minuto, due minuti non... E invece se io ti chiedessi, raccontaci qualche episodio di una delle due tue partecipazioni. Ma alla guarda, questa io rosa. Ho avuto la fortuna e la sfortuna. Ho avuto la fortuna e la sfortuna di fare il Giro d'Italia nel 97 e nel 98. E in tutte e due le occasioni sono arrivato ultimo in classifica generale. Okay. Ho portato le ossa a Milano apposta. Però nel 98 c'è da ricordare che c'era Marco Pantani. Che ogni salita ti rifilava un minuto a chilometro, quindi voglio dire, soltanto arrivare nel tempo massimo con quel campione che era è stata un'impresa, e quindi porto nel cuore soprattutto il Giro d'Italia nel 98, anche perché siamo partiti da Nizza in 200 ma siamo arrivati a Milano in 94, quindi il tuo ultimo posto assume in qualche modo una valenza, no? Posso sì, fare un applauso a Marco. Marco è stato uno di quei corridori che ha fatto il corridore, si allenava tantissimo, faceva la vita, era coriaceo, tosto, e quelle vittorie che lui ha ottenute le ha ottenute perché è forte di testa, con le fughe e quant'altro. Allora, mi è capitato, ho fatto ultimo anche al Giro d'Italia, ma in 5 anni di professionismo ho vinto 5 gare, di cui una tappa al Giro di Spagna. Esatto, la Vuelta. Ho vinto quella gara in Francia, il Tour de Vendée, sono ancora l'unico italiano ad aver vinto quella gara. E poi la tappa al Giro di Sardegna, all'esordio, 2 tappe al Giro di Slovenia. Insomma, ho avuto le mie piccole soddisfazioni, che racconto a... E adesso c'è Andrea mio anche figlio, Andrea ha le sue soddisfazioni, perché è reduce da questa corsa importante, no? Di Fermo. Giusto, dove hai centrato, essendo entrato nella top 10, il titolo regionale, il titolo delle Marche, no? Sì, nella tua categoria Elite. Titolo Elite, campione regionale, plus diciamo che la corsa si è svolta
con una fuga da lontano e noi che siamo rimasti in gruppo ci siamo dovuti accontentare massimo del nono posto, perché ci siamo mossi troppo tardi. Mi sono dovuto accontentare del decimo posto. E però hai preso la maglia di campione regionale Elite. Sì. Allora, noi ci dobbiamo fermare per un altro breve break e poi torneremo in studio per il rush finale. Bene, ultima parte di Bici Mon Amour, questa trasmissione dedicata al ciclismo. Andremo avanti fino alle 20.52 perché vi ricordo che alle 21 c'è un appuntamento imperdibile con la pallacanestro, gara 2 dei playout salvezza Napoli-Roseto. Roseto che ha vinto gara 1 e potrebbe chiudere in caso di successo la pratica salvezza. Torno di nuovo da Andrea. Andrea, allora, stavi ricordando questo titolo, maglia di campione regionale nelle Marche, perché tu corri per questa formazione marchigiana VPM Porto Sant'Elpidio. Ecco, a proposito, come siete strutturati? È una società, un team di livello, no? Sì, quest'anno noi abbiamo puntato tutto per classificarci tra le prime 15 squadre per andare a Giro d'Italia dilettanti e ci siamo riusciti. Infatti, e tu lo farai o è ancora prematuro? No, io non posso perché la federazione ha riservato la corsa solo per gli under 23. Ah, ho capito. Sono passato Elite primo anno. Devo dire che questi primi 4 anni in mezzo ai dilettanti sono passati abbastanza veloci tra infortuni e cose varie. Però ti sei tolto le tue soddisfazioni al di là di quest'ultima maglia, no? Sì, questi ultimi 2 anni mi sto levando un po' di soddisfazioni, visto i primi 3 anni che ho avuto veramente tante sfortune. L'anno scorso ho partecipato al Giro Under 23, fino all'ultima tappa mi sono comportato bene, ero tra i primi 20 in classifica generale, dopo ho tentato l'azzardo da lontano, sono andato in fuga e mi hanno ripreso sotto Campo Imperatore, dove sono saltato praticamente. Senti Andrea, ci sono altri corridori abruzzesi nel tuo team? C'è Davide Leone, Manuel Ciutti e Fabio Di Guglielmo. Insomma, una bella colonia, sì, siete sì. In 4 praticamente. Sì, siamo in 4. Perfetto, allora facciamo così. Prima abbiamo parlato di... fai una domanda. Mi spieghi un po', con tante defianze da parte degli sponsor, com'è il mondo dilettantistico nazionale? Tu che vivi e corri nelle Marche, che sei propenso più a gareggiare con i grandi squadroni, com'è il mondo dei dilettanti oggi? Si è abbassato il livello? Io penso che con alcune regole federali si è abbassato il livello, perché io sono passato dilettante che si poteva correre sia Under 23 che Elite tutti insieme a tutte le gare. Ora invece riservano queste gare solo per Under 23, come tipo il Giro d'Italia, Capodarco, le corse internazionali, tipo un Elite che nella fase degli Under 23 ha avuto un po' di sfortuna, non è maturato abbastanza in fretta, non si è potuto mostrare. Infatti è un problema, perché sì, un corridore rischia a 25-26 anni anche di smettere. Sì. Sì. È possibile. Sì. Perfetto, stavamo prima, torniamo a parlare del Giro d'Italia, perché abbiamo parlato giustamente di Giulio Ciccone, però c'è un altro abruzzese presente al Giro d'Italia, Giuseppe Fonzi. Allora noi facciamo sentire una breve clip, dopo Maurizio interverrai anche tu, che ha girato praticamente Enrico Giancarli sul traguardo di Osimo, no? proprio oggi. Allora sentite e sentiamo quello che ha detto Giuseppe Fonzi. Fonzi, mandiamo un saluto agli amici dell'Abruzzo? Ciao a tutti, ma mi dispiace non essere stato protagonista nelle tappe in Abruzzo, però ci proverò ad essere protagonista da adesso fino a Roma. Ma è vero che alla tappa di Imola, cioè oggi, Fonzi proverà? Ma come tappa mi piace, ho provato anche ieri, proverò anche oggi e proverò fino a Roma. Che obiettivi hai fino a Roma? Di avere qualche buon risultato, poi che sia una vittoria o un piazzamento non sono io a decidere, l'importante è dare sempre il massimo e poi si vedrà. Saluto gli amici di Bici Mon Amour dal dottor Fonzi. Ciao amici di Bici Mon Amour da Fonzi.
Vabbè, grazie Enrico. Cosa vuoi aggiungere su Giuseppe? Devo chiedere scusa, Enrico, pubblicamente. Perché? Come mai? Giuseppe Fonzi, perché? Perché quando era stato deciso di andare su a Rigopiano, io avevo pensato sia a Giuseppe che a Giulio e anche così a Spezialetti, perché comunque essendo un direttore sportivo in corso d'opera al Giro d'Italia abruzzese. Però poi vi posso garantire che fino alla sera 9:30-10 non si riusciva a capire con chi andare, come andare e quant'altro. E siccome poi io ho avuto solo alle 9:30-10:15 la contezza che poteva venire Giulio, perché c'era stata l'intercessione da parte di Stefano Allocchio, e di conseguenza questa è la verità. Chiedo scusa a Giuseppe Fonzi, alla sua famiglia, perché per questioni tecniche di comunicazioni non sono riuscito a portare anche lui a Rigopiano come era nelle mie intenzioni. Vuol dire che recupereremo più in là dopo sorride, il giro. Non ho capito, sì, perché sorrido, perché la metto con un tono simpatico, giusto per scherzare un po'. Vuol dire che dovrei tornare a Rigopiano magari in bicicletta. Io e Fonzi ti aspettiamo subito. Va bene, io faccio così: torneremo in bicicletta a Rigopiano, io, tu e Giuseppe Fonzi, quando lui torna dal Giro d'Italia, lo prometto pubblicamente. Però di a Fonzi che non lo devi fare aspettare tanto, su. Va bene. Allora, come ho detto all'inizio trasmissione, ai ragazzi bisogna dare la caramella. E io a lui la carota e il bastone quando stiamo in salita, io il bastone, appunto. Allora, stiamo parlando di bilanci. Noi abbiamo anche in questo caso una breve clip parlerà il consigliere Di Matteo, Donato Di Matteo. Correggimi se sbaglio, Maurizio, è stato uno di quelli che si è speso parecchio soprattutto per il momento forte di Rigopiano, se non ricordo male. No, il problema, il Giro d'Italia è nato dopo la conclusione dell'anno scorso. Sì. Donato Di Matteo, che all'epoca era assessore, sì, di sua iniziativa fece una richiesta alla RCS, di cui onestamente nessuno ne era a conoscenza. Quando Mauro Venni da Roma è venuto a trovarmi, siamo stati a pranzo assieme, mi ha detto: sai, ho ricevuto una lettera da parte dell'assessore Di Matteo per avere una tappa Francavilla al mare, Campo Imperatore. E lui mi disse: guarda, mi dispiace, non si può fare niente. Allora gli disse: guarda, che si sarebbe passato a Rigopiano, e tieni conto che Rigopiano è fondamentale per questa regione. E finì là. Poi il seguito l'ho detto prima, e abbiamo avuto questi 3 giorni. Eh sì, abbiamo avuto questa regione. Queste sono le immagini girate da Alberto Capo proprio lunedì a Rigopiano, insomma, immagini che si commentano da sole, molto, molto suggestive. Allora, sentiamo questa clip di circa un minuto e dieci, in cui il consigliere regionale Donato Di Matteo fa un po' il bilancio anche lui di questi 3 giorni. Il consigliere regionale Donato Di Matteo ha voluto tracciare il bilancio all'indomani del passaggio dell'edizione 101 del Giro d'Italia, che ha coinvolto l'Abruzzo per ben 3 giorni, dall'arrivo in quota di Campo Imperatore alla partenza di Penne. In mezzo la sosta della Carovana Rosa a Montesilvano. Un bilancio estremamente positivo, 3 giorni di sport, di allegria e anche di valorizzazione soprattutto del nostro territorio, delle bellezze storico-architettoniche della nostra terra e della grande qualità del popolo abruzzese che si è unito per sostenere questa bellissima iniziativa. Io mi auguro che questo dato concreto che la gente ha toccato per mano, in una fase in cui si fanno molte chiacchiere e pochi fatti, questo è un fatto importante. A questo fatto importante che ha visto coinvolto amministratori, cittadini, si deve abbinare un'ulteriore fase di sostegno all'entroterra, di sostegno alle politiche dello sviluppo del territorio, al rilancio delle aree naturalistiche della regione Abruzzo. E allora, siamo davvero in chiusura, perché come controcopertina vi faremo vedere una gran fondo molto importante che c'è stata domenica, la gran fondo Squali, alla presenza anche di Nibali, però l'ultima parola volevo darla al Presidente del Consiglio Comunale di Penne, Baldacchini. Sì, grazie. Volevo così sottolineare quell'evento che c'è stato fra noi, fra Penne e Gualdo Tadino,
questo gemellaggio veramente importante che ha così consentito uno scambio a livello culturale, a livello di storia, perché loro là riescono a fare qualcosa di importante, la festa delle porte, quindi ci ha fatto veramente crescere anche da questo punto di vista. Ma, perfetto, dobbiamo chiudere, dobbiamo andare di corsa. Volevo come aggiungere ciclisti. Una cosa, che questa sera sono stato, ho ricevuto una lezione magistrale qui fra tanti sì, campioni, una lezione insomma, magistrale. Sono veramente onorato di questa cosa. Perfetto, grazie agli ospiti di questa sera, grazie in regia a Danilo Cinquino, in studio a Diego Martelli. E allora, le immagini con il commento di Christian Bohm di questa prestigiosa Gran Fondo, la Gran Fondo Squaglia. A risentirci. E ci sentiamo giovedì prossimo. È ancora una volta un grande successo quello della Gran Fondo Squali Carrera, quest'anno unita alla Gran Fondo Vincenzo Nibali in una special edition che ha infiammato Cattolica e Gabicce Mare. Sono stati oltre 2600 gli iscritti e più di 2200 i partenti alla manifestazione romagnolo-marchigiana, che ha regalato un weekend ricco di eventi. Grande protagonista Vincenzo Nibali, letteralmente preso d'assalto dai tanti appassionati che hanno scelto la Gran Fondo organizzata dal Velo Club Cattolica e dal Ciclo Team 2001. La domenica mattina, partenza della gara dall'Acquario di Cattolica. A prendere il via, oltre a Vincenzo Nibali, anche il grande Franco Pellizzotti, insieme a Dalia Muccioli, Luca Pacioni, il pilota di Moto3 Nicolò Antonelli, insieme al grande campione di calcio Fabrizio Ravanelli. Nel percorso lungo di 136 km, a poco più di 10.000 metri dal traguardo dal drappello dei battistrada, attacca Vincenzo Pisani del team Falasca Zamagreco, che arriva a tagliare in solitaria al traguardo. Dietro di lui è sprint in salita, a vincerlo è Federico Pozzetto della Ciclico Paro, che quindi sale sul secondo gradino del podio, mentre terzo viene occupato da Federico Scotti della Cannondale Gop. Alle loro spalle arrivano nel tripudio generale Vincenzo Nibali e Franco Pellizzotti. Grande soddisfazione per il vincitore Vincenzo Pisani, che riceve la maglia di Vincenzo Nibali firmata dalle sue stesse mani. La corsa in rosa viene vinta da Barbara Lancioni, ciclista di Filottrano, davanti a Barbara Billi, terza posizione per Sonia Passuti. Nel corto di 84 km invece a trovare la fondo buona è Davide Tonucci del BB Bike.